video tutte le attività che ci facevano fare oltre agli allenamenti, quindi il video più divertente quando abbiamo scritto la canzone e poi il ritorno agli allenamenti quest'estate, perché era stato bello rivedere tutti e comunque allenarsi in generale con tutti e di sicuro quando siamo andati in palestra a settembre, perché avevo visto per la prima volta come squadra le nuove compagne e in generale avevo visto tutti, quindi era stato molto bello. Quando quest'estate siamo riusciti ad andare al campetto con l'allenamento. Poi quando per 2 mesi non ho fatto niente e giocavo solo uno contro uno, tipo contro il papà o in camera o qua quando potevo venire. E l'altra è quando le penna mandavano il video, che quando arrivava il video papà mi chiamava e io ero troppo contento. Io ovviamente la morte di Kobe Bryant, poi durante la bolla di Orlando i Miami Heat sfavoritissimi sono arrivati in finale NBA e come ultimo ricordo da tifoso di Milano, come sono ben noto, è l'arrivo di Gigi Datome all'Olimpia. Quest'estate a giugno, fine giugno, quando siamo rientrati, quindi abbiamo iniziato ad allenarci al centro sportivo, è stato strabello perché comunque rivedere tutti i compagni, anche gli allenatori e soprattutto ricominciare a giocare. Poi gli allenamenti a distanza perché beh, significa che questa è una grande società e che ci tiene che noi ci alleniamo e anche se siamo a distanza. E poi avevo un altro ricordo, è gli allenamenti che faccio da solo quando eravamo in distanza fuori che così miglioravo il palleggio e il tiro. Allora, un ricordo molto bello è quando abbiamo ripreso gli allenamenti d'estate. Un altro ricordo è quando abbiamo iniziato a fare gli allenamenti a distanza, facendo esercizi fisici. E l'ultimo ricordo è quando abbiamo fatto per un mese circa gli allenamenti di squadra e lì ho potuto rivedere e giocare insieme con tutti i miei compagni di squadra. Allora, il primo non troppo allegro, ma pur sempre un ricordo, la notizia della chiusura. Gli altri due invece sono piuttosto nostalgici. Uno è il torneo del 13 settembre, se non sbaglio, con anche le giocatrici dell'Oro Rosa. Poi tutti gli allenamenti all'aperto a settembre. Durante gli allenamenti online, quando magari alla fine si facevano le battute e le continue motivazioni per non mollare mai durante anche gli esercizi, e sono più appunto dei momenti che dei ricordi cestistici. Allora, il primo è negativo quando ho saputo che non sarei più potuta tornare in palestra a coltivare la mia passione. E è stato brutto sentirselo dire comunque e prenderne consapevolezza. Il secondo invece è quando quest'estate ho ripreso a allenarmi a un camp estivo di basket a Brembate. È stato molto faticoso, ma allo stesso tempo divertente e bello comunque riprendere a relazionarsi con le persone e riprendere a giocare a basket. E l'ultimo risale a questo settembre, quando ho ripreso gli allenamenti con metà squadra nuova, quindi è stato emozionante e molto bello. Perché facevo video per la squadra di mio papà, mi allenavo con un'amica di mia mamma chiamata Monica Staccionelli e poi ho fatto un camp di basket dove mi sono divertito molto. Sono stati la prima volta che ho messo piede in palestra dopo il lockdown e dopo gli allenamenti estivi, che c'avevo un botto di voglia di tornare a giocare, quindi ho corso come un dannato e è andato a finire che di notte dormivo ingessato perché mi facevano troppo male le gambe. Secondo, quando ho ritrovato tutta la mia squadra in un allenamento, che eravamo tutti al completo. Finalmente potevamo allenarci tutti insieme, confrontarci e ritrovarci in generale. Terzo, non ne avrei neanche uno preciso. Cioè, nel senso, tutti i momenti che ho passato per gli allenamenti e non,
Per me valgono, quindi i due lì erano quelli di più impatto, però. Il campionato, la squadra e gli allenamenti. Il primo innanzitutto quando abbiamo fatto il primo allenamento a distanza, perché essendo una cosa nuova ci ha un po' destabilizzato e appunto ci ha colti di sorpresa. E appunto è stata un po' una cosa nuova e difficile. Il secondo invece è quando abbiamo fatto 10 minuti in circa di step, perché era tantissimo, diciamo un obiettivo che ci eravamo posti, siamo riusciti a raggiungerlo. E infine il terzo obiettivo, il terzo ricordo, è quando siamo tornati in palestra dopo tanto tempo. Poi gli allenamenti individuali che io ho fatto quest'estate e che mi sono piaciuti tantissimo, e poi la ripresa degli allenamenti che finalmente è avvenuta a fine agosto al campetto. La prima volta che ho visto il Parco Nuovo del Paranozza è stato davvero stupendo, sembrava di vedere il paradiso con tutti i nuovi colori super accesi, è stato davvero fantastico. Poi il secondo credo sia stato quando ho finito il mio primo allenamento, quando avevo ripreso. Davvero la mattina dopo svegliarmi e sentirmi stanco, ma tremendamente soddisfatto di aver sentito di aver lavorato. Che era quella sensazione che soltanto un allenamento con la tua squadra o andare in palestra ad allenarti ti può dare. Mi mancava davvero un sacco, non posso viverci senza. Sono gli allenamenti estivi, poi quando abbiamo ripreso a fare gli allenamenti a settembre, gli allenamenti da casa. Il primo di sicuro quando abbiamo fatto gli allenamenti d'estate, perché oltre a prendere un pallone in mano dopo un bel po' di tempo, ho rivisto i miei compagni. Poi il secondo è quando abbiamo ricominciato gli allenamenti in presenza, perché è stato uno sfogo che mi staccava per un'oretta e mezza da tutto quello che stavamo passando, e mi ricordo che andavo all'allenamento con Paras e un paio di volte anche scappato un kebab subito dopo. E il terzo, che forse è quello un po' più triste per il periodo che stiamo passando, è quando abbiamo ricominciato gli allenamenti, però online. È brutto perché appunto ti fa venire in mente il periodo che stiamo passando, però comunque è stato molto divertente. Gli ultimi miei ricordi cestistici sono stati il terzo tempo, il secondo tempo, l'arresto e tiro. Una sfida che ho con un mio amico, dove, cioè, che vedrà il vincitore di 1-1 contro 1 al campetto vincere un kebab offerto dall'altro. E mi porti dietro questo ricordo perché è stata l'ultima volta che quest'anno sono riuscito ad andare al campetto. Sono stati gli allenamenti estivi che abbiamo fatto al centro sportivo. È stata un'occasione per rivedersi e tornare a scambiare nuove emozioni, diciamo, tutti insieme e tornare a giocare a basket, è fantastico. Poi è stata sicuramente la ripresa della NBA perché non vedevamo la NBA da marzo quando si è interrotta e rivedere questi fenomeni praticamente ogni sera che giocano è sempre un bello spettacolo, diciamo. Poi è stata anche l'occasione di poter andare al campetto quasi tutti i giorni per poter giocare con nuovi amici e anche con nuove persone. Sono stati gli allenamenti estivi, tutti i giorni al campetto, e gli allenamenti di settembre durante la sera al centro sportivo. Nel periodo dove siamo tornati ad allenarci, dopo tutti quei mesi passati in quarantena a casa, quindi dopo l'estate a settembre, dove ci siamo ritrovati sul campo finalmente, al centro sportivo di Azzano, se non sbaglio. E diciamo che successivamente gli allenamenti online con Ale mi hanno comunque aiutato a rimanere in forma. E poi per fortuna siamo riusciti a tornare in palestra, seppur per poche settimane. Ma è stato sicuramente bello tornare lì e rivivere certe emozioni che solo il campo ti può dare. Allora, sicuro la ZB Summer Camp, quindi gli allenamenti di quest'estate, ritorno in palestra a settembre-ottobre e gli allenamenti con Ale Cat durante la quarantena. L'ultima settimana di normalità ero al campetto un sabato pomeriggio
è arrivato il messaggio sul gruppo da Zanna che la partita del giorno dopo sarebbe stata annullata. Quello fu l'ultimo pomeriggio di normalità cestistica. Altri ricordi sono le innumerevoli ore passate qui in corteggio con la basket e gli iconici allenamenti con Ale Carte. Sono le barzellette di Pivi, lo step e i vari esercizi e la grinta che ognuno metteva. E non sapevo quanto mi sarebbe mancato giocare a basket in quest'ultimo anno. Il secondo è quanto mi sarebbe piaciuto giocare a basket in quest'anno. E il terzo è quanto mi vogliano bene i miei compagni, tanto che mi mandano messaggi o vocali che mi chiedono come sto. Sono ovviamente estivi e questi ultimi allenamenti che abbiamo fatto in palestra. Prima cosa, un po' la noia di fare da solo gli esercizi nella prima pandemia. E poi un po' il non riuscire a fare inizio estate, quando avevamo ricominciato gli allenamenti, le stesse cose che facevo l'anno scorso. E poi l'ultima cosa che è molto bella è quella che eravamo. Che verso ottobre-novembre, prima che ci fermassero, stavamo riuscendo a tornare ad essere una bella squadra. Sicuramente l'ultima partita e le video call con allenatori e compagne e il rientro di un mese fa in palestra. Gli allenamenti al campetto fuori, le videochiamate, ne facevamo gli allenamenti su Meet e uno contro uno contro mio fratello. Allora, il primo è il primo allenamento al campetto dopo che è finito il lockdown totale dell'anno scorso, quando ho ripreso a palleggiare, a tirare. Il secondo è il primo allenamento con la squadra nuova quest'anno in palestra. E il terzo il ritornare di nuovo in palestra dopo il secondo lockdown. I miei ricordi cestistici di quest'anno sono quando abbiamo iniziato a fare gli allenamenti da casa a distanza e quando abbiamo potuto ricominciare a farli in presenza quest'estate, ma anche recentemente. Mi è piaciuto molto perché abbiamo potuto rivederci e quindi sarà una cosa che ricorderò. Il primo è stato gli allenamenti a distanza con il mitico step di Zanna. Il secondo è stato i due piccoli rientri che abbiamo fatto sia quest'estate ma anche a questo inizio stagione. E il terzo invece è che sono diventato un vice allenatore e credo si possa considerare un ricordo cestistico. Le chiamate in squadra, dove ci si potevano sentire e sentire come stavate, come si stava. Le chiamate con altre società cestistiche, nel mio caso con il Treviglio, che è stata un'esperienza istruttiva, ma anche con altre categorie dell'Azionese. Sicuramente all'inizio scendere con mio fratello a giocare a basket, poi tanto belli sono stati anche gli allenamenti con l'Azzanese di quest'estate e poi i primi allenamenti con Ale Carta.